Non è San Valentino se nella cover non hai un bel cuoricino. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video Make Your Cover. Vi mostro come realizzare questa bellissima cover super brilluccicante col cuore centrale. La luce me la spara flash un bel po'. Mi posso assicurare che è proprio una bellissima cover, molto semplice da realizzare. Scusate se la qualità del video durante la fabbricazione della cover non è costante perché a un certo punto cala la luce, vi arriva la notte, però insomma è molto facile da fare, quindi capirete il senso del video. E allora spostiamoci là e andiamo a vedere come si fa questa cover qua. Ed ecco l'occorrente per creare la mia love cover, la cover per San Valentino più romantica che ci sia e anche più tradizionale. Una cover, io l'ho trovata di vellutino rosso da Tiger. È un amore anche così, devo essere sincera, però dopo col nostro cuoricino vedrete sarà ancora più bella. Una colla sia vinavil che aceto vinilica, anche la colla a caldo e dei brillantini. Questi io li prendo dai cinesi a 1 euro a foglio. Una matita. Cominciamo subito. Su di un cartoncino piegato in doppio, disegniamo un bel cuore. Anzi, disegniamone mezzo così. E poi ritagliamolo in doppio. Voilà. Apriamolo e speriamo che ci stia all'interno del nostro cellulare. Effettivamente è un po' larghino, quindi restringiamolo leggermente. Con la matita adesso delimitiamone i margini. Adesso non dobbiamo fare altro che incollare tutti i nostri brillantini all'interno del nostro cuoricino. Quindi metto un bel po' di colla sul mio cuoricino e piano piano andrò a riempirlo di strass. Ovviamente riempirò di varie grandezze e farò in modo che rimangano pochissimi spazi in evidenza. Nel frattempo è scesa la notte, ma non mi do per vinta e finisco il video. Cosa faccio? Allora, vedete, ho appiccicato gli strass ovunque. Ora, nelle parti dove però gli strass non hanno aderito, perché magari c'era troppo poco spazio, verso del micro glitter e lo faccio andare un po' ovunque, in modo che vadano a riempire tutti quegli spazietti tra un glitter, tra uno strass e un altro che invece erano rimasti del color velluto. Lascio asciugare il tutto, penso che metterò una cornicetta di strass tutto attorno al telefonino. Io senza puntini non vivo, neanche sulle cover, quindi adesso farò dei punti di colla sui quali andrò ad adagiare degli strass un po' per riempire la cover. Cosa faccio? Con un po' di colla che ho versato qui sulla plastichina, spingo
sporco la mia cover a pois, così a puntini, e faccio aderire tanti brillantini di dimensioni differenti, così. Io li sto mettendo di tre dimensioni, prima ho posto quelli grossi, poi quelli medi e adesso vado ad aggiungere quelli piccolini. Naturalmente fate tutto questo in assoluta autonomia e creatività vostra, potete metterli formando parole, formando semplicemente così, occupando gli spazi, oppure scrivete un bel love con i brillantini, insomma quello che vi pare, basta che sia una composizione più o meno armonica. Guardate, ho inserito la cover, guardate che bella, guardate che meraviglia, bellissima, 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 mi piace tantissimo, la userò, il che vuol dire che è pratica. Oddio, io ho usato anche quella a palline, quindi non faccio tanto testo, però vi lascio comunque il link di tutto le cover che abbiamo creato insieme qui. Sono per iPhone, è ovvio, ma potete farla su qualsiasi cover, insomma è l'idea che conta, non vi fissate col modello. Un bacione, a presto! Visto che è semplice, basta una coverina che trovate in tutti i posti, io l'ho presa da Tiger, e qualche strass e il gioco è fatto. Naturalmente io la faccio su iPhone, ma voi potete farla su qualunque cellulare desideriate, l'importante è avere la cover adatta. E basta, un po' di fantasia e i fidanzati faranno felici le loro morosette, in modo da arrivare con un bel dono personalizzato, fatto da loro, pregno del loro amore e senza spendere neanche tanto. Magari questa è un bello scatolo di cioccolatini e il gioco è fatto, la bella serata è assicurata. Bene ragazzi, e poi ogni volta che chiamerete la vostra fidanzata, lei penserà a voi impugnando questa fashionissima cover che io ho già da 10 giorni e guardate, ancora è perfetta, quindi è anche durevole. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, imbrillantatevi un bel pollice in su, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook e soprattutto, e per favore, fatemi conoscere ai vostri amici in modo che Arte per Te possa crescere ogni giorno un po' di più, se pensate che se lo meriti. Io vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una K, il mio canale di cucina, e Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle. Su Due Cuori Una K naturalmente c'è anche il simpaticissimo Gabriele che tanto vi fa penare. Vi aspetto anche su Instagram, il nome del mio Instagram naturalmente è Arte per Te. Vi aspetto tutti, lì troverete tante foto e tante anteprime al compendio del canale, e naturalmente io vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Quindi buon San Valentino a tutti e ci vediamo la prossima volta. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, a presto! Ciao a tutti ed eccoci pronti per il sorteggio delle matite Acqua Color Stabilo. Allora, vediamo i commenti sotto questo video. I commenti utili sotto questo video sono 403, ordinati dal più recente al meno recente. Conteggerò solo i commenti principali e non le risposte ai commenti. Quindi vado su random e faccio 1... di 403. Ragazzi, in bocca al lupo e che le matite arrivino nelle mani più speranzose. Non ci credo. Numero 3, andiamo subito, subito a vedere chi è. Allora, la numero 3 è Music Made by Me. Io ti adoro, i tuoi video sono fatti molto bene e tu disegni benissimo. Mi sa che vanno a una ragazza. Music Made by Me. Allora, fammi sapere il tuo indirizzo scrivendomi sulla pagina Facebook di Arte per Te e io ti spedirò le matite. Complimenti per tutti gli altri. Non demordete ragazzi, non demordete, perché ci saranno altre occasioni. Vi voglio bene e tutto
tutto quello che mi arriva, lo sapete, io se posso lo metto a vostra disposizione, quindi presto nuove matite colorate anche per voi. Grazie per aver partecipato a tutti, e tu, Music Made by Me, fammi sapere il tuo indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per Te. Un bacione! Siamo adesso pronti per sorteggiare, guardate che faccino, guardate che posa plastica, per sorteggiare il kit sgorbie con varie punte per l'incisione sul linoleum. Qui i commenti arrivati sono 191, sempre dal più recente al meno recente, in pratica la modalità di sorteggio non cambia. Quindi riaggiorno la pagina di random in modo da partire da 1 su 100, abbiamo detto 191, sì, e allora, sì ombretta, ce la puoi fare, allora 1 di 191, vediamo chi è, incrociate le dita per questo secondo premio, 139, vado a conteggiare e vi dico chi è. E queste sgorbie le vince Mariliu. Mariliu, mandami il tuo indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per Te con la scritta "Ho vinto". Complimenti per aver vinto, grazie a tutti per aver partecipato, ogni tanto mi impappino, non demordete perché adesso tra un po' sorteggeremo anche i libri e poi tanti 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 altri sorteggi. Quindi grazie a tutti per aver partecipato e Mariliu, complimenti!